Un saluto a tutti gli amici di Readball.com e benvenuti ad una nuova video recensione. Questa volta parleremo di Moto X, dispositivo che è arrivato negli Stati Uniti ormai quasi 6 mesi fa, forse qualcosa anche di più, mentre da noi solamente da qualche settimana, circa un mesetto. Il device risulta molto interessante, stiamo parlando di un dispositivo di fascia media, peccato che il prezzo rispetto a quello che viene proposto negli Stati Uniti risulti poco allettante, ma comunque sia, vediamolo nel dettaglio in modo tale da scoprire tutti i pregi e tutti i difetti di questo dispositivo. Eccoci quindi qui per parlare di design. Vediamo il dispositivo molto velocemente, ma nel dettaglio. Parte frontale molto molto semplice, abbiamo qui nella parte superiore il nostro speaker telefonico affiancato da una fotocamera da 2 megapixel. Appena sotto di esso abbiamo il nostro display da 4,7 pollici che include i tasti, eccoli qui, vedete, indietro, home e multitasking. Quindi non abbiamo tasti fisici ma li abbiamo a display. Per quanto riguarda la parte inferiore, l'unico neo, l'unico elemento che poi va ad intaccare completamente il design è questo microfono che vedete qui inquadrato nel centro. Peccato perché è l'unico elemento che veramente risulta disturbare il design di questo dispositivo. Passiamo al frame laterale, vedete qui sul lato sinistro abbiamo il semplice ingresso del nano SIM. Non si affianca nessun ingresso per delle memory card esterne perché il dispositivo ha una memoria non espandibile. Per quanto riguarda poi invece la parte inferiore, quindi il frame inferiore, abbiamo semplicemente il dock per l'inserimento della nostra micro USB per la ricarica e la sincronizzazione col computer. Parlando invece del lato destro abbiamo bilanciere del volume e tasto di accensione, spegnimento e standby, mentre per quanto riguarda invece la nostra parte superiore abbiamo semplicemente il jack audio da 3,5 mm. Come vedete il frame va poi ad incidere qui nella parte superiore nella parte posteriore. Ho trovato gradevole questa scelta che dà un tocco di vitalità e spezza la texture della parte posteriore. Come vedete la parte posteriore non è apribile, non possiamo smontare questo dispositivo, diciamo che generalmente risulta molto molto comodo. Ha una piccola bombatura, come vedete il peso è di appena 130 grammi, quindi non è un peso eccessivo e trattandosi di un dispositivo di fascia media diciamo che è un raggiungimento di un buon obiettivo. Vedete che a circa in sommità abbiamo la nostra fotocamera da 10 megapixel della quale parleremo a breve, affiancata da uno speaker principale. Anche questo molto interessante, sebbene la sua posizione sia dubbia qualità, insomma. Sotto la fotocamera abbiamo il nostro flash LED e appena più in basso abbiamo il logo Motorola che è stato, come vedete, leggermente incassato. Per quanto riguarda la parte invece inferiore, le solite scritte, diciamo informative, tra le quali si mimetizza questo piccolo microfono che vedete qui. Mi ero scordato di dirvi che è presente un microfono anche nella parte superiore ed eccolo qui. Parliamo ora di display. Display abbiamo detto da 4,7 pollici, quindi una buona dimensione. La risoluzione è da 1280x720 pixel. Densità di pixel 316 per pollice e la tecnologia utilizzata in questo caso da Motorola è AMOLED. Quindi AMOLED che ci permette di avere colori molto vividi, di consumare poca batteria quando abbiamo dei neri, ma purtroppo pecca quando siamo alla luce solare, quando vi è molta luminosità ambientale. Infatti il dispositivo risulta praticamente illeggibile. Purtroppo Motorola, vuoi per una questione di fondi da stanziare per un dispositivo da fascia media, vuoi per altre motivazioni proprie dell'azienda, ha deciso di non integrare un display di addirittura maggior qualità per evitare questi problemi. Abbiamo visto ultimamente che Samsung ci è riuscita pur utilizzando i Super AMOLED. Detto questo, comunque il display risulta davvero davvero molto bello, sia perché i pixel si notano poco, sia perché i colori sono accesi. La luminosità è molto alta, addirittura forse un po' troppo, tant'è che soprattutto in casi di luminosità esterna molto bassa, come potete vedere, risulta molto ben visibile il dispositivo, ma forse addirittura anche accecante. Davvero un peccato che la luminosità minima sia così alta, infatti. Detto questo, però, il display risulta davvero davvero ottimo. Anche l'angolo di visibilità, come vedete, è molto molto elevato. Passiamo a parlare della batteria, giusto un piccolo inciso. Si tratta di un modulo da 2200 mAh,
che ci permette di arrivare tranquillamente a fine serata, pur stressando magari il dispositivo. Come vedete, come avete potuto vedere quando abbiamo parlato del design, il dispositivo non ha una scocca apribile, quindi la batteria non può essere sostituita nemmeno in caso di necessità. Parliamo ora di fotocamera. Fotocamera l'abbiamo vista 10 megapixel posta qui sul retro, accompagnata da un flash LED. Per quanto riguarda il sensore, inoltre ha una dimensione di pixel di 1,4 nanometri e l'apertura del diaframma massima è di f2,4. Quindi diciamo una fotocamera discreta. Se risulta discreta la fotocamera, però, non possiamo dire lo stesso dell'interfaccia, proprio dell'applicazione di Motorola. La vediamo qui. Eccola qui, io già qui ho, come dire, avevo attivato un'opzione della quale adesso parleremo. Comunque, questa è l'interfaccia che trovate al momento dell'avvio del dispositivo. Vedete, molto semplice, possibilità di eseguire lo switch della fotocamera, di avviare i video. Peccato che però le opzioni risultano essere davvero poche. Io non sono un amante delle grandi opzioni lasciate all'utente, soprattutto perché la fotografia di solito con uno smartphone avviene in tempi brevi, quindi deve essere pronta per essere effettuata. Però in questo caso abbiamo davvero poche opzioni, non possiamo nemmeno addirittura scegliere se effettuare uno scatto con proporzione 4 terzi o 16 noni, cosa che secondo me risulta essere essenziale, almeno dal mio punto di vista. Io preferisco le fotografie in 4 terzi, in questo caso le possiamo scattare solamente in 16 noni. Detto questo, comunque abbiamo la possibilità di utilizzare HDR, il flash, abbiamo questa funzione che adesso vi mostrerò, possibilità di girare video fino a Full HD e poi abbiamo la possibilità di utilizzare lo slow motion, abbiamo la possibilità di effettuare scatti panoramici che però rispetto ad altri dispositivi risultano un po' lenti nell'elaborazione e poi chiaramente tutta un'altra serie di opzioni di minore interesse. Questa funzione invece che andiamo a marcare, quindi ad attivare, ci permette di avere un piccolo mirino qui che andando a trasportare in giro per il display ci permetterà di mettere a fuoco il punto di nostro gradimento. Questa funzione risulta interessante perché, tra virgolette, sopperisce ad una grande mancanza. Infatti, se vedete, in questo caso, se io vado a premere su un punto qualsiasi del mio display, il dispositivo scatterà una foto. Questa è una funzione che può sembrare interessante, soprattutto per gli utenti alle prime armi, ma che però, per chi invece preferisce poter mettere a fuoco manualmente, risulta abbastanza scomoda. Io, per esempio, di solito tappo sul punto che voglio mettere a fuoco e poi decido se scattare con un secondo pulsante. Detto questo, semplicemente con uno swipe verso destra avremo la possibilità di accedere alla nostra galleria, mentre tornando indietro torniamo alla nostra fotocamera. Parliamo ora di hardware e software. Per quanto riguarda l'hardware, abbiamo un dispositivo che monta un processore Snapdragon S4 Pro da 1,7 GHz dual core, supportato da ben 2 GB di RAM, che per un dispositivo di fascia media diciamo che non sono per niente male. Peccato per quanto riguarda la memoria interna, che si ferma a 16 GB qui in Europa, mentre raggiunge il livello di 32 GB negli Stati Uniti. Ottima presenza, però, quindi interessante, la presenza di un modulo 4G che ci permette di collegarci ad alta velocità, chiaramente ove presente. Per quanto riguarda invece il software, possiamo vedere fin dalle impostazioni che il dispositivo monta attualmente la versione 4.4.2 di Android, quindi KitKat, l'ultima versione rilasciata, che dona al dispositivo una grande velocità e un'ottimizzazione diciamo, di tutti i comparti di sistema ottima. Vedete qui mostrato in velocità una funzione molto interessante che si chiama Active Display, ci permette di sbloccare il dispositivo in velocità, ma anche nel caso in cui dovessimo ricevere delle notifiche, vediamo se adesso riusciamo a farvela vedere, perché ogni tanto si avvia e ogni tanto no. In sostanza, comunque, ci permette di, eccola qui. Se è presente un'icona qui sopra perché abbiamo ricevuto una notifica, semplicemente spostandoci verso l'alto avremo la possibilità di accedervi in velocità. Per quanto riguarda invece, infine,
i comparti multimediali, ottimo il comparto video, abbiamo un display in risoluzione HD, quindi la possibilità di visualizzare video a una buona risoluzione. Inoltre il supporto del processore è ottimo e ci permette di elaborare video veramente di qualità, quindi possiamo anche importare un video in Full HD e vederlo, diciamo, in maniera molto fluida. Per quanto riguarda l'audio, sebbene lo speaker, abbiamo detto, ha trovato una posizione un po' infelice in questo caso, l'audio comunque in uscita è davvero ottimo. Abbiamo buoni alti, buoni medi, discreti bassi, ma soprattutto una grande pulizia. Quindi anche da questo punto di vista possiamo ritenerci davvero soddisfatti. Eccoci quindi di ritorno dopo aver testato il device assieme. Per quanto riguarda diciamo le conclusioni di questa recensione, non possiamo che dire che il dispositivo nel suo complesso ci è piaciuto. Peccato per la fotocamera, o soprattutto per l'interfaccia della fotocamera e le varie opzioni che non esistono, in realtà abbiamo pochissime opzioni da poter sfruttare. Il display invece ci è piaciuto molto, sebbene al sole non splenda, anzi addirittura risulta praticamente invisibile a causa della tecnologia AMOLED, ma per quanto riguarda tutto il resto il dispositivo ci è sembrato molto ben equipaggiato. Peccato solamente, inoltre, che in Europa non sia arrivata la versione da 32 GB e si sia invece fermata Motorola semplicemente alla versione da 16, che risulta forse un po' troppo piccola per le esigenze di tutti gli utenti. Qualcuno può ritenerli sufficienti, mentre altri no. Quindi per ora è tutto per la recensione del Moto X. Mi raccomando, se avete delle domande ponetecele qui sotto nei commenti, condividete il video con i vostri amici tramite i vostri canali social e per tutte quante le altre informazioni, piuttosto che le fotografie dettagliate sul dispositivo e quelle scattate proprio con il dispositivo, vi rimando al nostro articolo sul sito, il cui link è sempre qui sotto nella descrizione. Per ora è tutto, un saluto e al prossimo video.